Dopo la prima tappa europea si va ad Assen per il secondo appuntamento appunto del Tour europeo della Superbike. Con quali prospettive? Ma è sicuramente prospettive buone e positive, perché a Valencia abbiamo fatto delle prove molto belle e poi nella Super Pole ci siamo un po', come dire, persi con errate scelte tecniche. In gara non abbiamo poi ottenuto quello che potevamo veramente, partivamo troppo indietro. Ma Assen è un circuito bello, a me piace e mi aspetto insomma di tornare in posizioni importanti. Poi è tutto da vedere, da provare, abbiamo, come dire, una moto nuova e dobbiamo iniziare proprio dalla base, da quello che è il settaggio, il rapporto del cambio. Insomma, ogni circuito per noi diventa un po' più lungo, ma soprattutto il weekend più lungo per trovare la messa a punto. Però prospettive non sono male. Dal punto di vista tecnico, lo sviluppo della moto? Beh, in realtà non si vuole far troppo confusione, perché è facile farlo. La mentalità è che nel weekend della gara bisogna pensare alle circostanze della gara e a mettersi a posto con quello che si ha. Se si mettono troppe varianti si rischia di fare un po' confusione. Dunque credo che andremo un po' sul sicuro, su quello che conosciamo, e introdurremo, se c'è, qualche piccolo particolare, senza stravolgere però la nostra base.